Sono estremamente soddisfatto del grande risultato ottenuto dal Movimento 5 Stelle nella legge di bilancio. Grazie a un mio emendamento, finalmente equipariamo le pensioni dei vigili del fuoco a quelle delle forze dell'ordine. Da anni tutto il Movimento 5 Stelle si batte per assicurare pari diritti e pari tutele anche a questa categoria di lavoratori, da sempre in prima linea durante le emergenze. Dopo aver equiparato i loro stipendi a quelli di agenti e poliziotti con la legge di bilancio 2019, ora completiamo l'opera compiendo un ulteriore fondamentale passo avanti. Anche le loro pensioni saranno adeguate a quello di agenti e poliziotti. Grazie al mio emendamento alla legge di bilancio 2022, infatti, sono state stanziate risorse fino al 2028 per centrare l'obiettivo. Questo risultato è stato possibile grazie al lavoro di squadra del Movimento 5 Stelle. Un ringraziamento particolare va a Carlo Sibilia, collega e sottosegretario degli interni. Grazie al suo contributo e al suo impegno profuso anche in questa legislatura, il Movimento 5 Stelle è riuscito a dare una risposta attesa da tempo da migliaia di lavoratori. Andiamo avanti. Questo è ciò in cui crediamo. Questo è ciò che siamo.